Eccoci per un'altra puntata di Up and Down. Oggi parliamo di donne. Infinite declinazioni di rosa. Madri, mogli, single agguerrite. Donne multitasking in continua evoluzione. Lo facciamo con Paola Guerci, direttore di Pink Roma. Grazie per essere qui. Grazie a voi. Pink Roma, un giornale online per le donne, ma non solo. Ma adesso cerchiamo di capire meglio. Come nasce l'idea di questo giornale? Allora, pinkroma.it è una rivista al femminile solo che solo sul web e abbiamo deciso di indirizzarci alle donne che vivono in una grande metropoli come appunto la capitale, che magari hanno poco tempo per informarsi e sul web trovavano solo informazioni magari frastagliate o fashion o salute o dovevano andarsi a cercare informazioni di servizio. Noi abbiamo concentrato tutto in questo contenitore dove parliamo di argomenti che sono interessanti per le donne, mamme, salute, fashion, eccetera, eccetera, però poi diciamo anche quello che succede in città. E poi per tutti gli uomini che volessero conoscere un po' questo mondo in rosa, perché no, un accesso, qualche accesso per capire meglio di che cosa ci occupiamo e cosa ci interessa. Peraltro so che state pensando di estendere Pink Roma a Pink Milano, Pink Napoli. Esatto, la nostra idea, visto il successo che ha avuto questa formula che io chiamo diciamo local, quindi un'edizione locale nazionale, è quella di aprirla anche in altre grandi città dove le donne hanno bisogno di avere informazioni delle opportunità che ci sono in città. Quindi apriremo anche appunto Napoli e Milano. E poi Roma è local fino a un certo punto, perché Roma si snoda tutto, accade di tutto e diventa anche internazionale come città. Come sono queste donne di oggi, confronto alle loro mamme? Allora, intanto sul web vanno soprattutto le donne. Solo a Roma le donne che hanno un profilo su Facebook sono circa 900.000 e quindi sono tantissime. Solo quelle che hanno un profilo Facebook, ma poi quelle che vanno sul web si aggirano a numeri molto, molto, molto più alti sul nostro territorio. Immaginiamo che a Roma le donne residenti sono la maggioranza rispetto agli uomini. Quindi è ovvio che Roma è donna ed è donna anche sul web. In genere che cosa cercano sul web? Allora, le donne sul web cercano soprattutto informazioni di servizio. Oltre a quella... Dove, come andare per cercare... Esatto, ad esempio quando diamo la notizia sulle graduatorie, per accedere alle graduatorie degli asili nido, sono fra le notizie più cliccate, piuttosto che alla notizia dell'apertura di un servizio sanitario o una boutique anche che apre. Ecco, le donne cercano informazioni soprattutto di servizio, ovviamente con uno sguardo anche al fashion e a tutto quello che sono un po' i vezzi e i vizi di noi donne. Soprattutto abbigliamento, scarpe, trucco, ma non solo, anche salute e bellezza. Salute soprattutto, ecco, il web è un grande supporto, diciamo, proprio come strumento per avere informazioni sulla salute. In questo caso, nella nostra città, dove spesso si ha una difficoltà anche di accesso ai servizi, sapere che, ad esempio, è stata inaugurata una nuova mammografia di ultima generazione in un ospedale, piuttosto che un servizio veloce in un altro, è importante, perché Roma... E ci sono tante informazioni, però spesso le tante informazioni rischiano di disinformare. Su pinkroma.it si riesce a trovare un po' tutto. Quindi Pink Roma dà informazioni anche molto interessanti e serie, perché poi Pink Roma si pensa sempre a rosa e quindi a gossip, anche se una parte di gossip c'è. Esatto, soprattutto per le donne che vivono in una grande città e si ritrovano spesso a dover lavorare in una zona, andare a lavorare nella parte opposta della città, imbottigliata nel traffico, e la mamma e le cose, i figli. Allora un po' di frivolezza ci vuole nella vita e quindi su Pink Roma si trova anche un po' di gossip che, diciamo, non guasta per una donna che vive in una grande metropoli. Voi siete riusciti a capire chi è la donna che clicca di più poi sul giornale? Esatto, allora, diciamo che le donne sul web cercano soprattutto informazione. Quindi va sfatato il mito che sul web ci siano solo under 18, certo. Assolutamente. Sul web, anzi, sta aumentando il fenomeno delle donne over 35, addirittura over 50, che hanno scoperto questo mezzo potente e riescono
riescono non solo ad avere informazioni specifiche, ma anche ad esempio a scatenarsi negli acquisti più convenienti. Perché oggi il web offre strumenti incredibili. Io credo che noi siamo ancora ai primordi di quest'era certo. online, e quindi di qui a poco tutti noi saremo collegati. E quindi la